Eccoci qui domenica 1 febbraio, l'ultimo giorno della Merla, a Pievi di Ledro, appunto per il famoso tuffo della Merla. Siamo qua con l'organizzatore Marco Bertolotti. Uno tra gli organizzatori, diciamo. Niente, ci siamo trovati ancora 7 anni fa con Luca De Gara e Stefania Radini per fare questo tuffo della Merla, visto che lo facevano sulla riva del Garda. Il primo dell'anno abbiamo detto: perché non farlo nei giorni un po' più freddi in Val di Ledro, dove l'acqua è più fredda? La temperatura dell'acqua oggi è a 5 gradi, esterni ce ne sono 3, adesso ce ne sarà qualcosina di più col sole. E abbiamo superato i 50 iscritti dell'anno scorso, siamo totale 56 credo fino adesso, quindi una buona... Vediamo, adesso andiamo a prepararci. Freddo? No, sta benissimo. È la prima volta che ha fatto questo tour? La quarta. E pensa che lo rifarà di nuovo? Spero di sì, dai. Comunque l'acqua è veramente molto bagnata oggi, eh? La settima volta, tutte le edizioni, poi tutte. E pensa che lo rifarà di nuovo, quindi? Se non muoro prima, sì. Ma è la prima volta lei che partecipa? È la prima volta che partecipo. Ecco, e pensa di ripartecipare? Sì, penso di partecipare ancora. Allora, com'è stato questo tuffo? È stato bello con questo bel sole, poi ci stava bene. Un po' fredda ai piedi sulla zattera con la neve, ma ci sta sempre. L'acqua però mi ha detto che era molto calda. Molto calda, Dio, neanche così tanto, però no, ci stava, sì sì. Lei qua della Val di Ledro? No, io sono di vicino a Trento, di Povo. Ah, quindi è venuta qua apposta per questo tour? Appositamente per l'evento. Freddo? Agghiacciante! Sì sì, drammatico proprio. No, un'esperienza bellissima, da bello, fare, bello. Consiglio a tutti. Sì, è bellissimo, bellissimo. Vi state riscaldando con qualche bevanda calda? Era fredda l'acqua? Abbastanza, è l'unico di più sinceramente. Pensavo di più. È la prima volta che partecipavi a questo tuffo? No, è il terzo anno ed è sempre uno spettacolo. È una bella botta di vita. Quindi sicuramente lo rifarei anche l'anno prossimo. Certo, ormai sono un'abitudine. Com'è che ti prepari fisicamente e psicologicamente? Ah, non so nemmeno io, vai giù e ti butti e basta. E basta, non ce ne sono altri modi. Allora, com'è stato questo tuffo? Freddo. Freddo? È il quarto anno che lo faccio, ma quest'anno mi sembrava così fredda l'acqua. Ecco, però lei comunque lo rifarà anche l'anno prossimo, giusto? Sì, se sono in salute credo di sì.